e i simboli della Lombardia, e devo dire un simbolo che sta crescendo anche grazie a questa straordinaria festa del Torrone che fra pochi giorni Cremona una volta di più celebrerà con moltissime iniziative ed eventi di grandissimo interesse. Il Torrone sta un po' competendo col panettone per essere uno dei simboli della capacità dei lombardi di inventare tra le tante cose che sanno inventare anche dei dolci squisiti, e questa capacità del territorio generare sempre cose belle, nuove, diverse, che sono frutto del genius loci di ogni nostra città, di ogni nostro angolo, è un po' un simbolo anche di quello che stiamo facendo in queste ore in Consiglio regionale. Noi vogliamo sostenere l'autonomia perché abbiamo un'idea di unità che cresce nella diversità e nella capacità di tenere insieme tante cose specifiche e belle come fa un'orchestra sinfonica con i tanti strumenti musicali. Provate a immaginare come sarebbe brutta una pasticceria fatta da un dolce solo, uniforme, uguale per tutti. Per fortuna ne abbiamo tanti diversi, ognuno adatto a ciascun gusto, che competono fra di loro. Così dobbiamo fare anche nell'assetto istituzionale, per questo la festa del Torrone viene presentata nel giorno in cui il Consiglio regionale vota la risoluzione sull'autonomia e c'è una straordinaria assonanza anche tra questi due eventi.